moderna e contemporanea e 60 eventi speciali. Torna il prossimo weekend, il 7 e l'8 maggio, la quinta edizione di Open House. Ce ne dà spiegazioni del programma Lidia Zianna dell'associazione appunto Open House City. Cos'è? In cosa consiste? Cosa potremo visitare? Open House è un evento di architettura che ha come obiettivo l'apertura gratuita dell'architettura della città ai cittadini principalmente. Tra le novità di quest'anno, un programma rinnovato al 50%, quindi moltissimi siti nuovi, partendo dall'archeologia, gli scavi degli auditori di Adriano ritrovati con i lavori della Metro C, per arrivare all'apertura di case private, appartamenti disegnati dagli architetti romani, architetture del quotidiano, la sede dell'Agenzia Spaziale, o dietro le quinte di moltissimi monumenti noti a tutti quanti, come ad esempio la Fontana di Trevi o il Fontanone dell'Acqua Paola, che apriranno i loro castelli idraulici, quindi meccanismi di funzionamento. Ecco, questo per dire che l'intento è aprire ciò che generalmente è chiuso, cercare di rendere visitabile l'architettura che tutti noi conosciamo ma che magari non sempre possiamo vedere e toccare con mano. Ecco, nell'edizione del 2015 addirittura quanti visitatori? Nell'edizione del 2015 700.000 visitatori, e cifre che stanno aumentando di anno in anno, e con la quinta edizione arriveremo all'apertura di 200 siti tra appunto edifici, e eventi e tour. Il tutto gestito dai nostri volontari, perché appunto l'evento è gratuito, quindi le visite guidate sono organizzate da studenti, ragazzi che studiano architettura e ingegneria e che hanno la passione per la divulgazione di questo. Molto interessante, numeri che fanno ben sperare. Due appuntamenti, Maurizio Gubbiotti, commissario straordinario di Roma Natura, riguardano proprio Villa Mazzanti, dove ci troviamo ora. Sì, non poteva mancare Roma Natura, tanto più con la propria sede istituzionale. Qui siamo, si entra via Comenizzi 81, e sabato sarà dedicato tutta questa villa, quindi i volontari la faranno fruire, la spiegheranno, la racconteranno, il giardino nel quale è contenuta, è accolta anche la villa. E poi invece la domenica sarà dedicata alla Francigena, quindi la via Francigena che entra a Roma attraverso il Parco dell'Insulare, il Parco di Montemario, sarà il luogo dell'iniziativa. Lo stesso sabato pomeriggio firmeremo anche una convenzione con associazioni cittadine del primo municipio a Via Deolada, perché lì c'è un'area verde che noi vogliamo in qualche modo rivalorizzare, affidandola anche a... Ecco, vogliamo ricordare il prossimo appuntamento con Buongiorno Regione? Sì, il prossimo mercoledì saremo a Monterufeno, lì c'è la riserva di Monterufeno, ci ospiterà il castello di Torre Alfina, che si affaccia e ci descriverà e ci farà affacciare proprio sull'intera riserva. Bene, con questo vi restituisco la linea a te, Antonio. Bene, noi diamo uno sguardo.